Thank you Buongiorno, benvenuti alla compagnia. Sono Stefania Ippoliti, porto i saluti della regione toscana e soprattutto vi accolgo in questo mondo digitale che stiamo animando con questi festival importanti. Lo schermo dell'arte, tredicesima edizione, un appuntamento che ci rinfranca in un momento difficile, un modo per stare insieme, per vedere cose belle, intelligenti, che ci aiutano a mitigare un qualche senso di privazione e di claustrofobia. Siamo qui insieme, manteniamo le distanze, abbiamo in collegamento l'assessore Sacchi. Ringrazio molto Silvia Lucchesi, Leonardo Bigazzi, che poi ci presenterà anche gli altri protagonisti di questa edizione. Di nuovo benvenuti e buon festival. Buongiorno, grazie di essere presenti ai giornalisti qui in sala e a chi è collegato. Eh, tramite la diretta Facebook. Eh, buongiorno Assessore Sacchi, grazie di essere con noi, so che sia, lei è impegnatissimo ma eh, felice di vederla in Zoom. Buongiorno a Michelangelo Giombini eh, che ci parlerà della manifattura tabacchi e, e della eh, relazione che quest'anno è nata molto forte tra lo schermo dell'arte e questo luogo. Eh, nuovo eh, di Firenze dove, dove si svolgono eh, tantissime attività. E buongiorno a Leonardo Bigazzi, curatore dello Schermo dell'Arte, che ci parlerà di tutto il progetto Visio e della mostra eh, della manifattura Tavacchi. Io sono la direttrice dello Schermo dell'Arte e sono qui non solo per fare i saluti, ma per dirvi due parole su questa tredicesima edizione. Eh, è chiaro che eh, non è la stessa cosa che essere in sala quest'anno chi come noi lavora con, le con la sala cinema o chi lavora in teatro a questo punto anche chi lavora con i musei si trova davanti a delle scelte che eh, sono inevitabili ehm, e che però abbiamo fatto con grande eh, consapevolezza consapevolezza del fatto che eh, la mancanza di un'esperienza condivisa, un'esperienza sociale condivisa è qualcosa eh, che non possiamo sostituire ovviamente dalla proposta che facciamo attraverso la rete, è qualcosa di cui sentiamo la necessità, speriamo appunto di condividere con il nostro pubblico e con gli ospiti dello schermo dell'arte anche un'esperienza virtuale, perché oltre al programma dei film che saranno visibili in streaming sulla piattaforma eh, più compagnia MyMovies, il programma di quest'anno prevede una grande proposta di incontri con gli autori eh, di cui appunto ci parlerà anche Leonardo Bigazzi. E, um, I film sono appunto in streaming con un abbonamento che parte eh, dal, dal giorno in cui sarebbe eh, iniziato il festival qui alla compagnia, ovvero 10 di novembre, la maggior parte di questi sono visibili fini, fino al 22 di novembre e um, è stato un lavoro anche, eh, una sorpresa e anche un lavoro nuovo quello di, di collaborare con le piattaforme digitali. Eh, I film sono, mh, come sempre nel programma dello schermo dell'arte, sono cinema d'artista e documentari. Quest'anno in particolare abbiamo privilegiato molto la parola degli artisti e le loro, la loro esperienza di moving images, perché pensiamo che in un momento come quello che stiamo vivendo, eh, il confronto con eh, chi opera direttamente, con il proprio linguaggio nel campo della creatività, sia essenziale. E, e quindi questi film, anche se la maggior parte sono stati concepiti prima del lockdown, portano tutti comunque una, un segno molto forte. E siamo molto contenti anche eh, di avere ehm, eh, collaborato con la Fondazione In Between Art Film per inserire in programma per la prima volta in streaming il loro progetto Mascariglia 19. Dico questo perché appunto eh, è un progetto che, si, che, che indaga un tema fortissimo dei nostri giorni, e che è la violenza domestica. E, e quindi, eh, lo schermo dell'arte ancora una volta eh, attraverso lo sguardo degli artisti affronta temi che sono del nostro quotidiano, di fronte ai quali siamo, eh, siamo sempre eh, spettatori spesso troppo passivi e, e quindi la violenza domestica rientra tra le tematiche che affronterà lo schermo dell'arte e non solo questo ovviamente ci sono film più politici ci sono film più poetici come sempre nella nostra scelta e, e comunque uno sguardo molto ampio con autori che vengono da molti paesi stranieri i documentari della, della, del, del festival sono dei ritratti di, di artisti importanti, cito solo per esempio eh, due street artiste che tutti conoscono, JR e, e, e Kittering. E, e appunto come dicevo prima, questo è una, un festival che si svolgerà online ma che vedrà la partecipazione degli autori in conversazioni che si terranno da questo palco. E dal palco della manifattura tabacchi. Quindi, tutta questa proposta la potete vedere sulla piattaforma eh, più compagnia My Movies, ci sono già elencati gli orari delle, de, degli incontri live e tutti i contenuti che riguardano i film. Io però sono qui soprattutto anche per ringraziare eh, chi ha eh, sostenuto questa edizione. Che, eh, e che non fa mancare il suo sostegno anche in questa sua versione digitale. Ci tengo molto a ringraziare Gucci, che è il nostro main partner quest'anno, eh, con il quale facciamo anche una collaborazione al Museo di Piazza della Signoria. Eh, sono proiettati quattro film di artisti sul tema della relazione tra uomo e animale. La, il programma è curato da Leonardo, che magari vi potrà dire due parole dopo. Ci tengo a ringraziare moltissimo il nostro media partner che è Flash Art, col quale abbiamo fatto un lavoro eccelso e siamo felicissimi appunto che Flash Art accompagnerà questa edizione con una serie di approfondimenti, di contenuti e di interviste che verranno pubblicate sia sul loro eh, sito Italia che quello internazionale. Eh, sono tanti i nostri sostenitori, eh, la Regione Toscana tra i sostenitori pubblici ovviamente è il nostro maggiore partner, il Comune di Firenze insieme stiamo lavorando da tanti anni sia con Regione che con Comune eh, e non possiamo eh, non ringraziarli con grandissima, per la loro grandissima attenzione nei nostri confronti. E e, e, e poi tanti altri sostenitori che da anni ci seguono e che sono parte poi, diventati proprio degli amici del festival in between art film eh, la fondazione è anche sostenitore del festival come gli altri anni My Movies ovviamente col quale appunto stiamo facendo un ottimo lavoro di programmazione sulla piattaforma e poi Film Domestic Unicop questi sono i, i nostri sostenitori io non voglio prendere più troppo spazio con eh, con, la, con la mia intervento e quindi voglio passare la parola a tommaso sacchi l'assessore alla cultura del comune grazie grazie silvia grazie ringrazio io voi per questo invito voglio salutare eh, leonardo bigazzi eh, michelangelo giombini e ovviamente la, la padrona di casa stefania politi che saluto e alla quale voglio riconoscere pubblicamente a lei e al suo team un'attività importante che ci tiene attivi dal punto di vista culturale del servizio di cultura cinematografica durante questa fase storica molto, molto complessa. Quindi, grazie, Stefania, perché siete stati tra i primi a muovervi per non spengere la luce della. Vita culturale della nostra città, e a desiderare che questo potesse avvenire in, in sala fino a quando è stato possibile e sulla rete a partire da il primo momento di crisi e di pandemia che ha provocato la, la prima chiusura forzata delle sale di cultura. Eh, eh, poi voglio salutare con molto entusiasmo questa tredicesima edizione dello Schermo dell'Arte, che è un festival di cinema. E di arte contemporanea che lavora, insiste, ricerca, indaga su una soglia eh, assolutamente affascinante, che è quella che intreccia il linguaggio della pellicola o comunque del digitale, ma del grande schermo alle dinamiche, alle traiettorie eh, dell'arte dell contemporanea, dell'arte visiva contemporanea. In questo, ovviamente, il festival, come è stato raccontato, come si è e eh, vinto dalle parole di eh, Silvia eh, ha eh, subito una positivissima crescita in questi anni io ho visto le ultime sei edizioni e posso dire che ha ottenuto una riconoscibilità un'autorevolezza sempre maggiore nel campo nel settore del contemporaneo eh, non, non, non sono rare le occasioni da una biennale a una mostra d'arte in cui viene citato lo schermo, eh, schermo dell'arte come una delle esperienze più straordinarie che provengono dalla nostra città e che poi eh, hanno avuto la capacità, la sensibilità e eh, sicuramente gli strumenti per poter eh, viaggiare nel mondo e per poter eh, in un certo senso influenzare anche nelle, delle dinamiche interessanti nel settore dell'arte. Eh, Così come lo schermo dell'arte, ci tengo a dirlo, è di fatto questo grande volano che non solo ha la dimensione, il vestito di un festival, ma è anche eh, un luogo fisico e figurato che porta, eh, che, 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 come dire, che stimola una, più generazioni di artisti e, e svolge anche una funzione di scouting molto importante. Questo è un tema non secondario, soprattutto per chi amministra le politiche della cultura di una città eh, piena di spunti come la nostra, deve sempre tenere conto che il valore di un festival o di un'istituzione di cultura è eh, accresciuto dalla sua capacità di generare talenti o di stimolarli. E questo è uno degli aspetti più interessanti di eh, Schermo dell'Arte. Infatti, nel, scorrendo il programma di eh, questa edizione così particolare, ma non... Di minor, di minor valore, si vedono nomi di artisti e di curatori, di artiste e di curatrici che eh, magari hanno abitato il festival per un periodo nelle edizioni precedenti. Sono cresciute dal punto di vista dell'autorevolezza artistica e della frequentazione dei grandi contesti biennali o istituzionali e poi tornano allo schermo dell'arte, magari come ospiti di una sezione. Gli artisti mid-career o comunque di fascia più nota, però, proprio perché hanno svolto un percorso artistico che spesso è partito dal progetto Visio piuttosto che da un'ospitalità in anteprima assoluta eh, presso il nostro, il nostro festival cittadino. Eh, dopodiché, eh, una parola sul momento che stiamo vivendo in relazione, ovviamente, al festival, non mi voglio astrarre dal contesto di oggi e mi convince molto grazie alla, alla collaborazione con tanti eh, partner che rendono possibile innanzitutto My Movies che saluto eh, la fondazione in between e ovviamente alla sua figura eh, di rappresentanza che eh, ci, ha, ci ha dato questa possibilità di una partnership così di valore eh, la nostra manifattura tabacchi, qui saluto Michelangelo Giombini, lo faccio perché eh, Michelangelo negli anni poi è diventato anche un amico, oltre che una persona con la quale lavoro volentieri, dal mio ruolo, eh, perché avendo la responsabilità dello sviluppo di un progetto così ambizioso come manifattura, voglio anche in questo caso, in ogni sede pubblica, testimoniare come per la nostra parte amministrativa politica di governo locale sia importante avere questo tipo di sensibilità e di consonanza di visioni, di intenzioni, di sguardi, di investimenti sul contemporaneo e su, in generale sulla eh, produzione di cultura. Manifattura è diventato un luogo dove naturalmente un festival della qualità dello schermo dell'arte eh, trova sede. Purtroppo quest'anno. Siamo, siamo costretti, abbiamo dovuto aspettare, eh, così come eh, avrete letto dal comunicato stampa, credo che sia riportata la sospensione della inaugurazione in attesa che, che passi questo ultimo decreto della presidenza, de, de, della, della presidenza del Consiglio dei Ministri che eh, verrà firmato con molta probabilità oggi dal Presidente Conte che inibisce la frequentazione di mostre e quindi l'apertura delle stesse e delle sale museali. È una sospensione, un'attesa e vedremo come andrà il corso della nostra storia. In questa situazione ci troviamo e dobbiamo viverla eh, purtroppo fino in fondo con anche i grandi sacrifici che voglio anche in questo caso riconoscere al mondo culturale che è uno dei più colpiti. Guardate, vedere l'immagine, io sono collegato da remoto, ma vedere l'immagine di un cinema, eh, di una sala di spettacoli come la compagnia eh, con voi sul palcoscenico, in un certo senso mi rincuora una magrissima e sparziale consolazione perché ci mancherà molto in questo periodo prolungato di chiusura la vita culturale, la vita sul palco, la vita sullo schermo delle nostre tante sale cittadine. In questo ricordo e Mi scuso se mi dilungo un attimo, ma arrivo poi alla conclusione. Eh, ricordo che ho da subito promosso una, una serie di aiuti, di incentivi, emergenziali. È stato molto difficile perché il mio, bando non, eh, permette, il mio bilancio pardon, non permette, in una fase eh, così finale dell'anno, non permetterebbe di fare grandi revisioni per ristabilire una spesa di investimento sull'attività produttiva, soprattutto in un momento in cui la produzione è ferma, quindi ci siamo molto interrogati sulla possibilità di aiutare gli attori e i protagonisti della cultura della nostra città. Però ho voluto, eh, in, ultimo, eh, tranche, in ultima tranche di questo difficilissimo 2020, eh, ristabilire una spesa attraverso bandi pubblici ed è una spesa che riguarda da vicino il cinema la compagnia, i festival di cui stiamo... Eh, parlando perché da un lato cercheremo di aiutare i teatri le sale di spettacolo attraverso un fondo emergenziale rivolto a tutti coloro che si sono trovati davanti ad una chiusura forzata e dall'altra eh, vogliamo aiutare anche i festival quindi all'interno di questi 350 mila euro che voglio eh, portare in proposta di giunta a, a giorni che saranno un vero e proprio investimento per aiutare i settori della cultura così duramente colpiti, eh, voglio stimolare la produzione proprio come ci ha insegnato eh, lo schermo dell'arte e la compagnia, dove oggi ci troviamo, anche se digitalmente. Voglio stimolare un dibattito sulla rete, un confronto sulla rete, una serie di performance che si avvantaggiano delle tecnologie per poter essere portate nelle case, nel, nelle, negli studi, nelle, nei luoghi dove sarà possibile fruirne e visionarli. Non perché creda che eh, il momento digitale possa essere totalmente sostitutivo della vita culturale della città, ma davanti a una chiusura ai noi forzata e non contestabile, eh, non posso che eh, aiutare, supportare da assessore alla cultura. I tanti so protagonisti eh, culturali, soggetti eh, attivi nella produzione culturale con eh, l'incentivo a realizzare manifestazioni online. Questo uscirà a giorni, è la prima volta che lo dico in sede di conferenza stampa. Ne approfitto dell'ospitalità e mi scuso con lo schermo dell'arte se eh, davvero eh, do notizia un po' più dettagliata di questo aspetto, ma credo che sia importante anche per tanti colleghi e per tanti. Giornalisti collegati che vogliono poi riportare la notizia. In ultimo, permettetemi di ringraziare, oltre alla fondazione InBetween, che ho già citato, e a MyMovies, e alla manifattura Tabacchi, i colleghi della regione che sono con noi nel sostenere eh, lo schermo dell'arte, la nostra fondazione di origine bancaria, che ha un'attenzione oramai da molti anni verso il festival e il progetto eh, Visio la nostra Accademia delle Belle Arti Cittadina e ovviamente tutto il gruppo di sponsor a partire da Gucci, Findomestic, Unicop e i media partner come Flash Art eh, che hanno saputo e l'Istituto Marangoni Firenze che hanno saputo eh, dare fiducia, hanno creduto in questo progetto hanno saputo dare forza ad un'idea vincente che è quella che sta alla base dello schermo dell'arte. Grazie davvero per questa bella ospitalità. E lunga vita al nostro amato festival. Grazie Assessore Sacchi, eh, saremo felici di leggere i termini del bando e, e partecipare ovviamente appena sarà pubblicato. Eh, questi questi bandi che sono usciti in questi ultimi mesi a sostegno, appunto, eh, diciamo bandi di Recovery Fund più in generale, comunque a sostegno. Delle attività delle, delle istituzioni e dei soggetti, appunto, che eh, sono stati bloccati a causa del lockdown, eh, sono, sono, sono de, delle cose molto importanti. Appunto, tu ha, hai citato la Fondazione Cassa di Risparmio. Che, che mi sono dimenticata di, di ringraziare come nostro sostenitore, ma eh, lo cito qui perché. Eh, Fondazione ha fatto e ha fatto uscire dei bandi in questo periodo che sono sicuramente molto interessanti eh, e che possono essere appunto un ulteriore elemento di sostegno a, alle nostre attività. Quindi eh, di nuovo grazie, e Tommaso Sacchi ci ha lasciato a questo punto. E io passo la, dunque la parola a Michelangelo Giombini, eh, Manifattura Tabacchi. Eh, già l'assessore Sacchi ha detto quanto è importante questo luogo. Della per la contemporaneità a Firenze, quanto è stato importante entrare in contatto con voi per eh, lavorare insieme e produrre insieme la mostra del progetto Visio. E, e quindi passo la parola. Grazie. Grazie mille. Come spesso capita, Tommaso mi toglie un po' le parole e i bocchi, quindi sempre molto, molto gentile, quindi eh, tante cose le ha un po' anticipate lui. Cosa dire? Eh, prima di tutto non, non, non tolgo spazio a Leonardo che poi mi ha, eh, devo dire, eh, un po' sorpreso stamattina perché mi ha, mi ha spiegato, abbiamo fatto una visita, si può dire, al, all'allestimento in corso del eh, divisio che è pronta, ha bisogno solo... Eh, girare l'interruttore eh, eh, e, e, e mi ha abbastanza emozionato eh, perché quando vedo questi contenuti eh, così eh, funzionare in, in, in armonia così perfetta con, i, con gli spazi della, della fabbrica eh, veramente rimango un po' stupito, è, è, è quello che ci sforziamo di fare: no? lavoriamo su, questo, su questi due binari: eh, quello della trasformazione no? molto difficile di questo, di questo grosso eh, complesso di edifici eh, abbandonato per così tanto tempo e poi sul binario invece dell'attivazione, dell della, eh, del, del portare lì dentro appunto contenuti, vita e energie. E, mh, mi stupisco sempre di quante cose ci siano qua a Firenze e quanto, eh, quanto poco basti, poi naturalmente c'è il lavoro di tanti, ci sono, eh, ci sono investimenti, collaborazioni, eh, lo stress no, della, eh, della, del lavoro dell'ultimo minuto, però, Devo dire che ci sono tantissime possibilità, basta, basta veramente poco aprire i cancelli di un luogo come la manifattura che poi eh, soprattutto l'arte ma tante altre cose riescono, riescono a entrare e a, a trovare quasi naturalmente un, un modo di... Eh, di esprimersi in particolare tutto ciò che eh, è animato da un così da uno spirito pienamente contemporaneo eh, penso che abbia in, in, questi, in questi spazi eh, così eh, in cui è passato, eh, è passato tanto tempo e eh, diciamo le, le pareti eh, ne sono, ne sono testi testimonianza eh, ecco, mh, tutti questi tutti questi elementi si sì, eh, si radicano e uh, danno vita veramente a degli spettacoli uh, inaspettati di grande, di grande qualità. Uh, quello che ho visto stamattina uh, sotto la guida di, uh, di Leonardo è appunto abbastanza stupefacente. Tra l'altro uh, ringrazio il, uh, la, la sensibilità con cui eh, si sono riusciti anche a eh, sposare un po' le, le nostre ambizioni, quindi eh, oltre a Leonardo vorrei ringraziare Caterina Taurelli Salimbeni e tutto il team eh, di manifattura. Caterina cura il nostro progetto NAM, il Nota Museum della manifattura tabacchi, il non museo, questo spazio che vorremmo proprio che fosse una piattaforma di produzione piuttosto che uno spazio. E espositivo. Eh, ho trovato proprio corrispondenza tra quelli che sono un po' i temi che noi vogliamo indagare, che sono quelli di, eh, di dell'incontro tra eh, la, la cultura, tra, tra l'uomo e la natura, eh, tra scienza e natura, abbiamo detto l'uomo e, e, e l'animale. Ho visto tanti di questi, di questi esempi ed è abbastanza eh, emozionante. Eh, e, e quando eh, tu eh, con, eh, con Tommaso dicevate eh, siamo qua su questo palco, sul palco di un, di un teatro, pensavo a quella soft re resilience che abbiamo visto, o re resistance che abbiamo visto stamattina, di cui non vi anticipo nulla, ma che è sicuramente è un contributo molto, eh, molto poetico e che solo eh, delle immagini animate eh, possono, penso, trasferire. Eh, che altro dire? Mm, Speriamo di poter ehm, ospitare presto il, il pubblico, intanto eh, tutto è pronto, eh, continuiamo comunque a lavorare, eh, utilizzeremo eh, i, mezzi, i mezzi digitali come meglio possiamo anche per eh, iniziare a parlarne, no? ci sarà un programma che Leonardo sicuramente vi spiegherà nello specifico eh, di, di, di incontri no? eh, in, in sicurezza naturalmente, ma che comunque tengono accesa quella lucina che diceva che diceva l'assessore e poi speriamo insomma, che, eh, che tutto proceda al meglio e che presto possiamo eh, riaprire un po' le porte della, della, della cultura in generale fiorentina. Quindi grazie così. <ride> grazie mille. Grazie, grazie a voi, a tutto il team della, giovanissimo della, della manifattura veramente con cui eh, abbiamo lavorato benissimo in queste settimane. Eh, Stefania, vuoi aggiungere ancora qualcosa da parte della compagnia? Noi siamo qua in questo meraviglioso spazio e grazie a tutti i, il team vostro che ci mette a disposizione questa specie di studio <ride> sul palco. Grazie Silvia. No, no, no. Eh, siamo ansiosi, credo come tutti, di sentire un po' più del programma, ma ti ringrazio per quello che hai detto perché i miei colleghi hanno fatto molto velocemente ehm, un mutamento fantastico. Noi siamo qui e, e siamo una sorta di studio televisivo. E mh, questo lo dobbiamo proprio alla perseveranza, alla passione, all'amore per il lavoro che hanno i miei colleghi, che vorrei ringraziare pubblicamente. Grazie. Leonardo, allora. Sì, un bel eh... compito, l'altra la, la, anima, quella della giovane generazione del festival nelle tue mani. Sì, eh, anch'io naturalmente mi associo a tutti i ringraziamenti dei partner, la Regione Il Comune, la Fondazione CR Firenze e giù tutti gli sponsor che ci hanno voluto affiancare, ma voglio dedicare veramente un cominciare con un ringraziamento particolare manifattura tabacchi e a tutto il team, per me è stato davvero straordinario potermi confrontare con lo spazio che è uno spazio meraviglioso, dicevo scherzando appunto anche nelle interviste che finalmente mi, mi sono potuto confrontare a Firenze con uno spazio industriale del Novecento e non solamente con delle, dei bellissimi palazzi rinascimentali che però hanno tutti i limiti delle belle arti che conosciamo. Quindi eh, penso che la mostra da un punto di vista di allestimento rifletta molto questo, anche perché appunto eh, sono felice che hai detto Michelangelo questo dialogo con lo spazio perché è stata proprio una delle cose su cui eh, ho concentrato molto anche la scelta degli artisti. E delle opere che potessero in qualche modo integrarsi e dialogare con l'architettura eh, della manifattura tabacchi. Però il ringraziamento più grande va al fatto che appunto ci sia stata la volontà lunedì di mettersi a sedere e di decidere di andare avanti perché la mostra ormai era quasi già del tutto installata e, e quella appunto da parte del, di manifattura tabacchi e di tutti i fornitori di, eh, di, di accettare il fatto di chiudere la mostra e in qualche modo essere pronti nel momento della ripartenza. Questo davvero è una scelta importante e, e, e che credo sia davvero speciale poter immaginare in questo momento di, così difficile per tutti, a tutti i livelli, l'idea di avere comunque un orizzonte di ripartenza quando, quando questo sarà possibile. Eh, il titolo della mostra è Resisting the Trouble. Non poteva essere più profetica questa scelta, eh, perché, eh, tra l'altro, appunto l'idea di lavorare su questo momento di crisi generale, che non è solo un momento di crisi sanitaria, anzi, non lo era quando. Abbiamo cominciato a discutere con, con Michelangelo, con tutto il team, con Caterina Taurelli della, della possibilità di fare questa mostra. Eh, L'idea era fin da subito proprio cercare di affrontare quelli che sono i temi principali che in qualche modo stanno mettendo in crisi eh, la nostra società, il nostro pianeta. Primo su tutti il nostro rapporto con l'ambiente, quindi la sostenibilità ambientale di quella che è la nostra società. <coughs> Scusate. Um, Sicuramente le tensioni sociali, le tensioni eh, che, che, politiche anche, che nel nostro paese, così come in, in tutto il mondo, soprattutto nel mondo occidentale, sono sempre più forti ed erano forti anche prima della pandemia. Quindi l'arrivo di questa emergenza sanitaria in qualche modo si, si è, eh, si è, era, era, era preparato purtroppo da un, un momento già di crisi generalizzato su tutti i piani eh, della, della società. Quindi, ehm, L'idea di questa mostra era in parte di riflettere, cioè partire da quelli che sono a nostro avviso i temi centrali. E sicuramente il rapporto con l'ambiente in qualche modo li riassume tutti, perché certamente il modo in cui eh, ci rapportiamo non solo alle altre specie, ma anche all'ambiente naturale, è eh, frutto purtroppo di una visione capitalista e di una visione che in, che in qualche modo vede l'ambiente solo come un qualcosa da sfruttare. E quindi ne stiamo pagando tutti, tutti il prezzo partire da questo però offrendo anche all'interno della mostra delle visioni di ripartenza. Questo era quello di cui parlavamo questa mattina con Michelangelo, cioè l'idea di partire da una visione anche simbolica, ci sono delle opere che sono estremamente evocative da un punto di vista visivo di, di quella che è la crisi che stiamo vivendo, soprattutto la prima che è quella di Valentina Furian che poi è anche il manifesto della mostra però per arrivare piano piano eh, nel percorso della mostra ad opere che invece offrono dei punti di vista e dei punti di ripartenza. A mio avviso questi sono quelli che ripartono da, dall'essere umano, da, da quelli che sono eh, le, le, i sentimenti, la, la, la necessità di condividere e di vivere la nostra fisicità, la, il nostro amore, il nostro amore per gli altri, la nostra solidarietà verso, le, verso gli altri esseri umani in una maniera diversa rispetto a come stiamo facendo. Quindi ci sono opere di artisti che in qualche modo mettono al centro, la propria, anche in modo molto intimo e in modo molto personale, eh, il proprio corpo, il proprio essere, per esempio, eh, la, la propria blackness, quindi temi che sono a livello internazionale eh, molto molto importanti. Il genere, l'amore per, per persone dello stesso sesso, quindi insomma l'idea di ripartire da ciò che in qualche modo può essere un, un, una visione differente di quello che è stata la realtà fino ad oggi. Um, quindi la mostra che doveva inaugurare lunedì, purtroppo l'inaugurazione e l'apertura della mostra è sospesa ed è rimandata, ma abbiamo deciso di confermare tutto quello che intorno alla mostra, eh, cioè che si sviluppa intorno alla mostra, perché come sapete Visi è un progetto che seleziona 12 artisti attraverso un open call in collaborazione con alcune delle istituzioni più importanti a livello europeo. Eh, sono arrivate tantissime candidature anche quest'anno, abbiamo selezionato i 12 artisti che saranno in mostra e mi fa molto piacere quello che ha detto Tommaso Sacchi rispetto allo scouting perché effettivamente nel programma del festival quest'anno ci sono artisti come per esempio Anna Franceschini che sarà protagonista su questo palco di un dialogo con Milovan Farronato. Che è, è stata fatto parte della prima edizione di Visio e quest'anno è alla Quadriennale di Roma e eh, tornerà allo schermo dell'arte con un suo lavoro. Quattro artisti del progetto Mascaria 19 che Silvia citava sono artisti eh, che hanno fatto parte di Visio. Elena Mazzi aveva proprio esposto in uno dei palchi della compagnia quando facemmo la mostra qui nello spazio del cinema. Quindi, è molto bello e penso anche molto importante dare un segno di continuità rispetto all'idea di scoprire gli artisti quando sono molto giovani, continuare a seguirli nella loro carriera e poi appunto in qualche modo ritrovarli attraverso dei progetti che poi ospitiamo nuovamente in altre sezioni del festival. Due incontri in particolare ci tengo a citare che saranno, faranno parte del, del programma che, che svilupperemo a Manifattura. Eh, mercoledì 11 alle 15 tutti gli incontri naturalmente si terranno live ma eh, in streaming, eh, però ci teniamo a scegliere questi luoghi, i luoghi dove abbiamo lavorato comunque come sede di eh, trasmissione del segnale digitale e quindi se sarà possibile avremo anche gli ospiti italiani sul palco ehm, il primo appunto mercoledì 11 con Francesco Urbano Ragazzi che è un collettivo curatoriale e Kenneth Goldsmith che è una delle figure centrali del pensiero eh, diciamo di, di, di riflessione su quella che è la dimensione anche della digitale, dell'online della, della, della trasmissione di cultura anche in senso open, open source perché ha fondato UbuWeb che è una delle eh, piattaforme di condivisione ehm, di, eh, contenuti, di contenuti di film d'artista. Eh, invece venerdì 13, sempre alle 15, sempre live, eh, dedicheremo un incontro in qualche modo più tecnico. Alla, um, a cosa vuol dire commissionare eh, opere agli artisti visivi, quindi lavorare con gli artisti per produrre direttamente su commissione delle opere, delle opere visive, delle opere d'arte, de, dei film d'artista. E, e di questo parleremo con Beatrice Bulgari, presidente della Fondazione In Between Art Film, eh, che concentrerà il suo intervento in particolare su Mascarilla 19, il, il progetto di cui parlava Silvia, con Hann Nefkens, che è il presidente della Hann Nefkens Foundation, che ha sede a Barcellona e che opera diciamo, a livello di produzione con ehm, premi internazionali, con collaborazioni straordinarie in tutto il mondo con musei e che ha prodotto. Il film di Tao, che è da il manifesto della mostra, quindi di nuovo poi si intrecciano eh, le produzioni con il, programma, con il programma del festival. E infine Mason Leveriap, -Yup che è un curatore ehm, di base a Berlino, eh, ed è il curatore del KW di Berlino, con cui ha, ha iniziato e ha fondato un progetto di produzione di film d'artista ehm, in collaborazione con la Giulia Stoschek Collection. Quindi questi due appuntamenti. Saranno, eh, sono confermati e saranno centrali nel, nell'iniziare il discorso degli incontri. Sono due su 40, cioè immaginate che noi la settimana prossima lavoreremo con gli artisti di Visio, eh, con tutti quegli incontri che solitamente si tengono eh, negli spazi del Cinema La Compagnia o negli spazi delle istituzioni con cui normalmente lavoriamo e questa volta saranno spostati online, quindi sono oltre 40 incontri con artisti come Omer Fast, come eh, curatori come filippa Alemini Show del Cessan Pompidou, quindi tutta una serie di eh, figure che fanno parte della nostra comunità e che spesso sono state parte del festival e che ritornano a sostenere la, la programmazione online. Se vuoi dico anche due parole sul progetto con Gucci, Silvia. Eh, siamo veramente felicissimi di questo sostegno, eh, questa main partnership, main sponsorship con Gucci. Eh, in un momento come questo ovviamente mantenere, anzi sviluppare nuove partnership è veramente un segno di grandissima speranza e, e, e di questo davvero ringrazio, ringrazio Gucci. Um, però l'idea, appunto, è stata quella di sviluppare non solo appunto, un sostegno, ma anche un progetto. Il progetto è già partito, eh, è in, da, da oltre un mese e mezzo al Gucci Garden ed è un programma eh, dal titolo Around Coexistence di quattro film d'artista eh, dedicati proprio ancora alla relazione tra uomini e animali e al modo in cui diciamo ci relazioniamo alla, al non umano. Eh, e sono quattro artisti. Sono Loren Calzadilla, che sono una coppia di artisti straordinariamente famosa. Ma eh, è interessante dire che si sono conosciuti 30 anni fa proprio a Firenze perché erano due studenti della SACI. Questa è una cosa che non, si, non sanno in molti, ma è stato eh, bello in qualche modo con loro ridere di riportarli a Firenze dopo 30 anni. Eh, Alice Dos Reis, Basim Magdi, che è un, un artista egiziano di base in Svizzera, che tra l'altro è, è il lavoro che. In visione adesso e, e poi chiudiamo con Oliver Laric, eh, che quindi è un programma che arriverà fino a gennaio. Grazie, Leonardo. Allora siamo giunti al termine di questa conferenza stampa. Eh, prima di lanciare il trailer realizzato dagli studenti dell'Istituto Marangoni, eh, che potete vedere anche sui nostri social, voglio ricordare che l'artista. Che ha fatto la sigla quest'anno è a Cascia Budakovsky. E appunto, tornando a quello che dicevi tu, Leonardo, e anche prima l'assessore Sacchi sul fatto che eh, gli artisti che lavorano con noi Kasia è stata partecipante del, del, Fisher Expanded, del nostro progetto Fisher Expanded poi l'anno scorso aveva realizzato un progetto con Roberto Fassone che si chiamava Lo scherzo dell'arte che si teneva qui nel foyer durante i giorni del festival quest'anno è l'autrice della nostra sigla anche questa l'avete la, vista all'inizio la ritroverete sui nostri social L'ultima cosa che mi viene ricordato di dire l'abbonamento streaming dello schermo dell'arte costa 9,90 eh, euro eh, e si possono vedere più di 40 film. Bene, saluto tutti, ringrazio tutti, Emilio Bagnasco, Camilla. Camilla anche, Toschi che ha coordinato questa conferenza stampa, Stefania per averci ospitato, Michelangelo Giombini per essere stato con noi, grazie, arrivederci. I feel the actual message gets lost in translation will you communicate with